Salve gente, benvenuti, nuovo video. Pensavo di aver trovato più o meno tutte le cose misteriose, i mondi misteriosi, i misteri più spaventosi in assoluto, ma in realtà mi stavo semplicemente sbagliando. Infatti sì, mi è capitato di recente di vedere questo video su YouTube, mi è capitato nella home, si intitola The Backrooms, qua tradotto chiaramente, filmato, trovato, scoperto, ecco. Però ecco, se volete vederlo è questo, attenzione perché è un po' spaventoso. Io sì, pensavo fosse un video molto tranquillo, no? Abbastanza misterioso, ma in realtà è anche molto spaventoso, come potete vedere. Non voglio assolutamente andare avanti. Insomma, in breve qui ci sono anche un po' di cose misteriose, anche avvistamenti di strani esseri a un certo punto, che è meglio evitare, anche se penso di aver trovato anche il momento giusto. Sì, eccolo qua, infatti, come vedete. Lasciamo un like per questa cosa brutta. Ora sì, vi starete chiedendo cosa sarebbe questa backrooms. Sono delle stanze, praticamente. Stanze continue, alcune vuote, altre con oggetti, ma sembrerebbero essere infinite. Da dove è nata questa cosa? Sembrerebbe che qualcuno avesse postato in un forum questa immagine che state vedendo ora. L'ho presa dal sito antropia.it. E chi ha pubblicato questa foto ha anche aggiunto del testo, che comunque qui come vedete c'è anche la traduzione. Se non fai attenzione e ti allontani dalla realtà nelle aree sbagliate, finirai nelle backrooms, dove non c'è altro se non la puzza di un vecchio tappeto umido, la follia di un giallo monotono, come vedete, l'infinito rumore di fondo di luci fluorescenti al massimo ronzio, e circa 600 milioni di migliaia... miglia quadrate di stanze vuote suddivise a caso per intrappolarti. Dio ti salvi se senti qualcosa nelle vicinanze, perché sicuramente ti ha sentito. Forse era anche quell'estra che abbiamo visto prima. Che ne dite se cerchiamo un mondo su Minecraft a tema backrooms? Ho già trovato qualcosa, ho fatto degli esperimenti e forse ho trovato effettivamente qualcosa. Potrei anche lasciarvi il seed e il mondo. Dipende anche da quanti like ci saranno in questo video. Direi di passare all'altra schermata. Passiamo in gioco, ecco. Ed eccoci qui nel mondo appena generato che ho trovato con un seed. Vi ricordo comunque, se vi piace questo mistero e volete approfondimenti, vi ricordo ovviamente il like a questo video, condividetelo, iscrivetevi ovviamente perché è molto probabile che questa diventi una piccola serie, eh? Dipende comunque da voi se vi interessa. Comunque dai, prendiamoci le cose che ci sono nel chest bonus, poi ovviamente inizieremo a cercare un pochino un paio di cose. Perché ho scelto questo mondo? Perché ho trovato una zona molto strana qui vicino. Intanto il seed è molto interessante, ma questo ve ne parlerò più tardi. La zona che ho trovato è precisamente dietro a quest'area di spawn. C'è una collinetta con delle formazioni un po' strane e là c'è un villaggio. E già là in quel villaggio possiamo trovare qualcosa di abbastanza sospetto. L'obiettivo ovviamente sarebbe trovare quelle stanze, quella sorta di dimensione. E magari anche fare qualche avvistamento di qualche essere, perché purtroppo sì, non mi sono informato alla perfezione su ogni cosa, ma questo è quello che mi aspetto di trovare e anche di scoprire cose che non so, che non sappiamo in generale. Quindi sì, dai, facciamo una cosa, diamo un'occhiata qui in giro, andiamo al villaggio, vi faccio anche vedere le cose strane che ho trovato, ecco, in questo seed. Però sì, poi approfondiremo, faremo un po' di ricerche approfondite. Già comunque arrivando a questo punto potete già vedere che ci sono delle torce di redstone. Sì, cose abbastanza, non dico comuni, non dovrebbero esserci, però dai, mondi creepy, ci sono queste cose, torce strane, cose di questo tipo. Ma in teoria anche in queste case potremmo trovare già altre cosettine. Se non ricordo male, avevo trovato delle teste di giocatore. Facciamo attenzione, anche se sia all'apparenza, come vedete, sembrerebbe essere un semplicissimo villaggio. Ecco, là c'è qualcosa, infatti è qui che dobbiamo controllare. Guardate, altra torcia, anche questa casa ha una torcia e se non ricordo male c'era una casa con delle teste di giocatore, se non ricordo male. Forse era questa, vediamo.
Sì, è chiaramente questa, guardate qui che roba. Teste di giocatore, ce ne sono una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette teste di giocatore abbastanza brutte. E direi che già questa cosa non è affatto bella. Comunque sì, zona di spawn, pianura, foresta, extreme hills in lontananza, la rende parecchio alta. Mega taiga, questa sì è una mega taiga, non è una semplice taiga, è una mega taiga. E se non ricordo mai, di qui dovrebbe esserci un'altra foresta con taiga normale però questa volta. E lì, vabbè, la vedete, è una giungla questa. Quindi sì, spawn abbastanza interessante, ma le cose strane sono quelle che vedete qui nel villaggio. Non ho controllato tutte le ceste, anzi, mi sa che no, non ne ho nemmeno aperta nemmeno una. Quindi sarebbe il caso di controllarle per vedere se c'è qualcosa di strano. Vabbè, qua un po' di armatura che male non farebbe, potremmo anche equipaggiare poi e controlliamo le varie case semplicemente alla ricerca di cose strane e magari indizi, cose di questo tipo, perché il mondo secondo me funziona, altrimenti non avremmo trovato quelle teste, anche quelle torsi Reston, ovviamente aggiungerei. Vediamo qui altra cesta, questa addirittura vuota, cesta normale comunque, e proviamo a controllare ancora di qui. Vediamo anche qua, niente, qua non ci sono ceste, insomma, controlliamo anche di là. Questa casa si abbiamo già controllata, vediamo questa che ha una torcia, però non ha delle chest. Ok, questo è quanto. La cosa che mi interesserebbe di più è proprio capire anche gli esseri che ci sono interno, da dove arrivano. Cioè, sono aggressivi? Beh, probabilmente sì, sono aggressivi. Però capire di più riguardo queste cose sarebbe molto interessante. Capire anche perché esiste questa cosa, come si fa ad accedervi e cosa si fa? Bisogna sopravvivere? Cosa bisogna fare? Queste sarebbero, ecco, delle domande interessanti. Mi piacerebbe avere ovviamente una risposta. Prendiamoci un po' di cibo perché non vorrei, ecco, trovarmi in difficoltà. Poi, boh, vedremo un attimo cosa fare perché abbiamo un po' di tempo. Prima che faccia buio, non sarebbe male comunque controllare per bene la taiga. Non mi sorprenderebbe, ecco, se dovessimo trovare cose strane. L'obiettivo sarebbe trovare comunque queste stanze come prima cosa, o perlomeno qualcuno che ne parli, non lo so, magari un essere strano che ci dice qualcosa, che di solito in questi mondi si trovano queste cose, qualcuno che magari è stato intrappolato, cose di questo tipo, informazioni appunto. Anche se di solito, come vi avevo accennato, in questi mondi le cose strane accadono maggiormente di notte, forse se non troviamo altro qui, attendendo la notte e restando qui nel villaggio, potremo magari vedere qualche movimento strano di qualche essere strano, mi immagino. Magari, non lo so, un avventuriero, qualcosa del genere. Vi ricordate i precedenti mondi in generale? Sì, sto guardando anche un pochino in lontananza, cosa c'è? La taiga continua, non mi sembra di vedere nulla di strano. Ho da rendere comunque anche delle entità, ovvero anche pecore banalmente, molto alta. Così se dovessimo vedere qualcuno di strano, avremo appunto la possibilità di vederlo, semplicemente. E boh, direi che siamo comunque al tramonto ora. Guardiamo la luna. Magari la luna è strana in questo mondo. Proviamo a verificare questa cosa. Mettiamoci qui sopra e vediamo. Poi comunque sì, magari appena diventa notte al 100%, forse sarebbe saggio magari entrare in una casa, per sicurezza. Sarebbe una cosa molto saggia, effettivamente. Vediamo. Dovremmo vedere la luna a momenti. Ok. Ancora niente. Ok, eccola. No, sembra normale la luna. Non c'è la Blood Moon, non ci sono cose strane, ecco. Tutto come dovrebbe essere normalmente. Quindi sì, godiamoci il tramonto. Ma direi anche di passare già alla fase successiva. Nascondiamoci in una casa. Quale però non ci sono case con possibilità, ecco, di vedere bene quello che accade all'esterno, purtroppo. A parte che c'è anche molto scuro, un po' più del solito, forse però in qualche impostazione. Siamo comunque una versione recente del... Cosa cavolo è sotto rumore? Cosa cavolo è questo rumore? Oh mio Dio, non si vede niente. Oh mio Dio, non si vede niente. Torsi di Reston. Cosa cavolo era questo rumore? Oh.
Oh mio Dio! Ui! Che sta accadendo? Oh! Cosa cavolo è quello? Oh mio Dio, c'è un essere strano qui! Che cavolo è? Proprio qui al centro del villaggio! Non mi piace, le cose stanno già peggiorando qui. C'è un essere gigante e altissimo. Oh mio Dio. Potrebbero esserci anche altri, però. Forse dovremmo andarcene da qui. Dove, però? Là c'è un percorso. Il villaggio non è chiaramente sicuro. Forse dovremmo provare a seguire quel percorso di Reston. Non so che sta facendo quell'essere. La fermo al centro del villaggio. Facciamo una cosa, restiamo qui nell'oscurità. Proviamo a nasconderci qui dietro, ovviamente. Dove cavolo... Oh mio Dio, ma è veloce! Si è spostato, si è teletrasportato, mi sa. Oh mio Dio. Si sta bloccando la strada, però. Dove cavolo è? Dovrebbe essere lì dietro. Forse là, no? Non lo vedo più. Torce ne abbiamo, non abbiamo torce. Abbiamo torce ora. Una ne abbiamo. Sentite, facciamo una cosa, andiamo nell'oscurità e andiamo di là. Sperando di non essere visti, ovviamente. Anche se non lo vedo più, maledizione, spero non sia nell'oscurità totale. Ah no, è là, ok, è là. Oh mio Dio, ok. Andiamo di qui, purtroppo non si vede un cavolo di niente. E tenendo la torcia in mano forse potremmo essere visti, dato che siamo una cosa che si muove luminosa. Cavolo, corri. È là, ok. Ok. Seguiamo questo percorso, sperando che non ci siano altri esseri però qui nella mega taiga, perché qui non si vede un cavolo di niente. Se non vedete niente, non vedo niente anch'io, non è che ho i superpoteri. Andiamo via. Seguiamo questo percorso, che magari ci porta a qualche parte. Anche se, dove potrebbe mai portarci? Avete già capito dove potrebbe essere un luogo probabile. Visto che questo mondo effettivamente funziona. Una casa. Un villaggio nella mega taiga non è possibile. I villaggi sono solo nella taiga, non nella mega taiga. Non c'è nessuno qua dentro. Un luogo sicuro. Oh, oh, oh! Oi! Che cavolo? Oh mio Dio, siamo entrati nella dimensione! Siamo entrati nella dimensione! È questa dimensione! Oh mio Dio! È vero! Tutte le pareti gialle! E tutte stanzette, tutte stanze uguali, quasi. E adesso che dobbiamo fare qui? Oh mio Dio, qua è molto buio però. Oh mio Dio, qui è molto, molto buio. Scommetto che dobbiamo andare là però per trovare un'uscita. Ti scommetterei, Oh, 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 oh. Che ca... No. La situazione qui sta un pochino peggiorando, Il problema è che non si vede niente qui. Oh mio Dio. Oh, cos'è quello? No, cavolo, è chiuso qui. Oh, colpisci sto coso, cos'è? No.
Ok. Siamo fuori. Qua c'è della luce, vai nella luce. Oh mio Dio, ok, 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 ok. Questa cosa non mi piace per niente. Direi che come primo esperimento può andare. Se volete che proviamo ad approfondire la questione, like. E faremo la seconda parte. Proviamo a superare quella sorta di dimensione strana. In teoria si dovrebbe riuscire a superarla. Dovremmo capire di più però. Questo è quanto. Detto questo, sì, ci si vede questa sera in live, 21:30 circa. Domani altri video. E dai, ciao.